Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Sappiamo come la prolattina, parlo chiaramente da andrologo, possa, quando in eccesso, ridurre quella che è la libido e l'attitudine al rapporto sessuale. È quello un po' che avviene nell'uomo dopo l'autoerotismo, dopo un rapporto dove chiaramente vi è un calo di quello che è il desiderio. È una condizione ben conosciuta, ma che è proprio collegata all'aumento di questo ormone, della prolattina. In effetti, un recentissimo studio che ho riportato nel mio blog su today.it è proprio questo: uno studio recentissimo ha evidenziato come dopo una fase orgasmica vi sia un aumento importante di prolattina, cosa che non avviene invece, diciamo, dopo un'eccitazione che non è completata con l'orgasmo. Questo sa proprio significare che la prolattina è responsabile di quello che è poi il periodo refrattario. E quindi da una parte una risposta ormai certa che il periodo refrattario nell'uomo è collegato a aumenti di prolattina post-orgasmica. Nello stesso tempo questo studio ha confermato e quindi ci ha dato certezza su quanto livelli di iperprolattinemia cronica, cioè livelli alti di prolattina al di fuori dell'orgasmo e quindi proprio nella quotidianità, la persona che ha alti livelli di prolattina che possono essere collegati a un microbioma dell'ipofisi, che possono essere collegati a condizioni di stress o di altre patologie, che possono transitare addirittura essere collegate a ipotiroidismo o ad altro, ma non entro adesso nel mondo della endocrinologia molto molto complessa. Diciamo che condizioni di prolattina alta possono essere collegate nell'uomo a un calo del desiderio, quindi a una disfunzione erettile e anche a una ridotta attività testicolare. Ecco quindi quanto sia necessario da parte del medico, dello specialista, richiedere al paziente che riferisce difficoltà nella propria sfera sessuale i dosaggi, oltre che del classico testosterone, anche della prolattina, che a onor del vero dovrebbe essere dosata a tempo zero, quindi quando si fa normalmente il prelievo, e dopo 30 minuti, perché essendo un ormone da stress, alcuni di noi, per lo stress del prelievo stesso, qualcuno ha paura dell'ago, potrebbe avere un picco di prolattina che non rappresenta i suoi livelli ottimali, ma rappresenta solamente un momento di paura, di incertezza, di ansia, che tende chiaramente poi a ridursi, a scomparire dopo circa 30 minuti. Bene, con questo vi saluto, auguro a tutti una buona giornata e ci vediamo nel prossimo video.